Il comune ha 3 mesi di tempo per approvare il piano del rumore. Se così non fosse, i cittadini sono pronti a chiedere i danni. L'avvocato Claudio Aloisio, presidente dell'Associazione Cittadini per il Centro Storico, ribadisce a Rete 8 oggi la linea e la loro posizione, che è molto chiara, spiega. Lei stessa ha preparato una diffida inviata all'ente, dando un tempo al comune, il 5 novembre 2022, per approvare nei termini di legge il piano dopo un procedimento partito lo scorso 5 novembre. Per l'associazione il piano è uno strumento fondamentale di tutela del benessere dei cittadini e del vivere civile, uno strumento per l'avvocato Aloisio accantonato però in modo inspiegabile. I cittadini allora chiedono al comune di avviare anche un confronto. Al di là dell'aspetto di sicurezza, per loro non c'è un problema di sicurezza, il tema vero è un altro. Cosa succederà se il centro sarà occupato solo da locali svuotandosi dai cittadini? In parole povere, l'economia del centro non può basarsi solo sulla ristorazione e sulle attività di somministrazione di bevande. Nella diffida al comune, l'associazione ripercorre l'iter avviato il 5 novembre del 2021 dal comune per la redazione del piano di classificazione acustica. Il 21 gennaio poi l'ente aveva pubblicato la manifestazione di interesse per affidare il servizio, ma non risulta seguito ed emerge che il piano sia fermo, almeno vedendo gli atti in albo pretorio. Trascorso il termine di legge, l'associazione chiederà alla regione di sostituirsi al comune e si procederà con azioni per il risarcimento danni. Il tema del piano del rumore è tornato alla ribalta dopo gli ultimi episodi relativi alla movida del centro storico, in particolare dopo la rissa a piazza Santa Maria Paganica con l'intervento dei carabinieri. I riflettori si sono riaccesi e l'assessore Fabrizio Taranta, dando solidarietà ai militari, aveva spiegato pure che al di là del progetto della videosorveglianza molto importante che va avanti, si sarebbero occupati pure del piano del rumore. Per quello che riguarda il piano del rumore, il settore ambiente è al lavoro dal mese di febbraio, mese in cui è stata pubblicata una manifestazione di interesse alla quale hanno risposto 6 ditte. Abbiamo dovuto richiedere delle integrazioni perché la documentazione non era completa. Comunque dall'esame dei requisiti tecnici di queste ditte si è deciso di affidare la realizzazione del piano ad una ditta che noi riteniamo sia quella più idonea per la produzione di questa documentazione. Nei prossimi giorni verrà affidato a questa ditta la realizzazione del piano del rumore, della zonizzazione acustica e dei relativi regolamenti comunali che ne discenderanno. Già dalla manifestazione di interesse abbiamo dato come termine massimo 6 mesi, quindi entro questo termine il nostro comune sarà finalmente dotato del piano del rumore.